Ragazzi, welcome back. Benvenuti e bentornati allo spirito del roleplay. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e abbiamo superato a livello di storyline quel momento che tanto ho atteso e tanto ho anticipato in passato. Ora come ora abbiamo raggiunto Skyhold, un luogo conosciuto da Solas, il quale ci ha portato personalmente, no, a raggiungerlo. Narrativamente parlando, sembra quasi una Deus Ex Machina incredibilmente mediocre, eppure quello che faccio sempre io durante una storia, ed è il motivo per il quale tendenzialmente ne rimango molto più deluso di tanti altri quando qualcosa non funziona, è che do sempre estrema fiducia alla scrittura. Quindi la cosa che dovrebbe farci riflettere è: che posto è questo? Perché era disabitato? E come mai Solas lo conosceva? Detto ciò, comunque, siamo sopravvissuti. Sopravvissuti a qualcosa di antico. E in qualche modo resuscitato. Non diversamente da Sir Daniel Fortescue. Andiamo. I pigiamoni non cambiano mai, eh. Oh, carino. They arrive daily from every settlement in the region. Skyhold is becoming a pilgrimage. Una cosa grossa. Parliamo, no? Word has reached these people. It will have reached the Elder One. We have the walls and numbers to put up a fight here. But this threat is far beyond the war we anticipated. But we now know what allowed you to stand against Corypheus, what drew him to you. È un'informazione in più, per quanto effettivamente non fosse poi così difficile da supporre. Ecco. Eppure, essendo per me, no, un dono di Andraste, questo potrebbe a maggior ragione dargli valore. This all began with Andraste's blessing. It was that simple. Yet did her blessing grant you worthiness? Or was it given because you were already worthy? Huh. Your decisions let us heal the sky. Your determination brought us out of Haven. Wow. You are the creature's rival because of what you did. And we know it. All of us. The Inquisition requires a leader. The one who has already been leading it. Ora siamo inquisitori. Ora siamo l'inquisitore. Questa cosa è enorme. Ragazzi, è veramente tosta per il Tedas. È una roba pericolosa. Ed è per questo che nel 4 probabilmente finirà malissimo l'inquisitore. Questa è la frase più precisa per la rivincita e il riscatto di integrazione e combattimento culturale di Phalanx che si potesse mai scrivere. I have tried to serve faithfully, to understand the burden I was meant to carry. That is always a struggle. You're not sure about this? There's no faith without doubt, yet I believe this is the only path before. There would be no Inquisition without you. How it will serve, how you lead, that must be yours to decide. Noi Cunari salveremo il mondo. No. No, no, no. Valgono tutte e tre. Speriamo. Valgono tutte e due. Speriamo non la terza. I will restore what Corypheus could never destroy. I am but a servant of the light. The Inquisition belongs to the faithful. Wherever you lead us. Have our people been told? They have. And soon the world.
Commander, will they follow? Inquisition, will you follow? Will you fight? Will we triumph? Your leader, your herald, your inquisitor! Che meraviglia! Wow, io ho tirato un po' la corda, da giocatore, perché la risposta sulla fede non so quanti possano averla mai data. Io non l'avrei mai data, per esempio, con tantissimi personaggi, ed è bellissima Josephine. Quindi era più giusto la seconda, era più giusto dedicarsi a Corypheus, la minaccia, e poi piano piano far raggiungere quell'idea di fede a Phalanx più lentamente. E ora faremo un mezzo passo indietro, nel senso che non è certamente schizzato fuori di testa, però ho voluto mettere un po' di peso sul, no? Cominciamo quindi parlando di fede. So this is where it begins. Sì. It began in the courtyard. This is where we turned that promise into action. But what do we do? We know nothing about this Corypheus except that he wanted your mark. Ora, appunto, parleremo con più coerenza. Dunque. Could his dragon really be an archdemon? What would that mean? It would mean the beginning of another blight. We've seen no darkspawn other than Corypheus himself. Perhaps it's not an archdemon at all, but something different? Condivido. Whatever it is, it's dangerous. Commanding such a creature gives Corypheus an advantage we can't ignore. Decisamente no. E non sembra affatto alleato col The Winter, quindi... Né lui si chiederebbe se mai può diventare un dio, perché lo ritiene letteralmente impossibile. Quindi, ci servono più informazioni. Insomma, ricordatevi che fede o meno, stiamo parlando di concretezza strategica e logica, cosa che non manca anche nella sua sempliciottosità a Phalanx. Someone out there must know something about Corypheus. Unless they saw him on the field, most will not believe he even exists. Vero. We do have one advantage. We know what Corypheus intends to do next. In that strange future you experienced, Empress Selene had been assassinated. Imagine the chaos her death would cause. With his army. An army he'll bolster with a massive force of demons, or so the future tells us. Corypheus could conquer the entire south of Thedas, god or no god. I'd feel better if we knew more about what we were dealing with. I know someone who can help with that. Everyone acting all inspirational jogged my memory, so I sent a message to an old friend. She's crossed paths with Corypheus before Ragazzi. And may know more about what he's doing. She can help. Sì, se siete in blind state già avendo i brividi. Sì, esatto, è così. È così. Nel mentre stavo valutando quanto bello sia il fatto che la quest dei maghi, che è l'unica ovviamente che ci porta nel futuro, abbia influenzato così tanto questa discussione. Ragazzi. Ragazzi. I'm always looking for new allies. Introduce me. Parading around might cause a fuss. It's better for you to meet privately. On the battlements. Trust me, it's complicated. Già, lo è moltissimo. E sappiamo che ha avuto a che fare con lui. We stand ready to move on both of these concerns. On your order, Inquisitor. I know one thing. If Varric has brought who I think he has, Cassandra is going to kill him. Andiamo. E questa è la sala distrutta. Di questa roccaforte, di questo magnifico luogo in cui effettivamente l'Inquisizione non si potrebbe neanche dire rinascerà, ma proprio comincerà il suo reale percorso. Geodata a parte, in cui il povero Phalanx si incastra per colpa mia. I nostri obiettivi sono di trovare i vari luoghi, i vari sopravvissuti, insomma ricostruire questo luogo. In questo silenzio, in questa mancanza di soundtrack, in qualche modo ci ambientiamo in ciò che è. E sarà la nostra nuova casa e sede di potere. Look at this place. It's a bloody palace it is. Fit for a king, eh? Invero. Questo è l'hub centrale, il vero hub centrale
di Inquisition. Osservatelo. Nella serie non lo vedremo spesso quanto in un gameplay. È tutto quasi completamente esplorabile. Molti di quei merli possono essere raggiunti. Alcuni ospitano piccole stanze, ovviamente ancora semidistrutte, in cui i nostri compagni riposeranno o discuteranno con noi. E a tal proposito. Maker, you're a mess. Let me have a look at you. Are you all right, my dear? Were you hurt? You look dreadful. Ah, questo... Sapete che questo è interessante. Mi chiedo se avessimo un rapporto peggiore con lei se sarebbe stata così gentile. Io non credo. Però abbiamo problemi più seri. Ignore the dirt. Let's get to work. We must shore up our defenses. Inquisitor, you look like you've been dragged here behind a cart. We can't have that, especially in front of your troops. Let's keep up appearances. You've handled this crisis competently, saving as many lives as you did. But the enemy struck a serious blow against you and the Inquisition. We must recognize that. You must. Chapeau. E Corypheus la pagherà. I'm not going to forgive what happened at Haven. Corypheus will answer for what he's done. You're angry? Good. Anger can save you when everything else is gone. Just make sure you put it to good use. Our enemy advances, Inquisitor. We must not sit idly by. Act first and teach them to fear us. I think you know what needs to be done, my dear. Eppure comunque hai cercato di farlo. Cioè, questo personaggio è incredibile, non riesce a fermarsi dal dire cosa dobbiamo fare o cosa pensa sia giusto. Cioè, praticamente sta cercando di diventare già la nostra consigliera dicendo però non devo certo consigliartelo io, ma visto che lo faccio, farai ben attenzione a seguirlo, no? Incredibile, incredibile. Le nostre lunghe conversazioni nei precedenti episodi, tra l'altro, per fortuna, ci hanno in qualche modo liberato, no? Dall'approfondire tutto ciò che è il nostro entourage, la loro cultura, i paesi da cui vengono, in qualche modo i gruppi da cui hanno studiato il combattimento, la loro magia, o insomma tutto ciò che li riguardava. Questo velocizza tutto e ci permette di andare direttamente a Sera. So, Inquisitor. It's Inquisitor now, right? Remember that war we talked about stopping? Full of little baddies I can stick with little arrows. That's not a friggin' archdemon, is it? Draste, what do I step in? Beh, avvisami se ti risponde, questo super ironico. Ma... No, non me l'aspettavo nemmeno io, Sera. I've apparently been through a lot. But yes, Corypheus was a surprise. No, a surprise would be... Oh, I stepped in dogshite. No one says... Oh, a Magister God Monster, I'm surprised. Impossible things aren't surprises. Una cosa impossibile. Beh, è naturale. È naturale che sia incomprensibile ciò che abbiamo visto dinanzi ai nostri occhi. È qualcosa di indecifrabile, no? Ineffabile, appunto, utilizzando un termine che abbiamo sentito spesso nelle altre serie. The ancient thing trying to kill us seems pretty real. Don't get me started. Oh, wait, too late, right? A magister who cracked the Black City. It's a hazy dream, right? I mean, if it's real, real, then the seat of the Maker? Real thing. A seat needs a butt, so the Maker? Real thing. Fairy stories about the start and end of the world? Real things. It's too far, isn't it? I just want to plug the skyhole rubbish so I can go play. Questo è estremamente onesto, è un personaggio adorabile. Devo dire la verità, non ha tutti i torti, per quanto nella sua infantilità non ragiona molto sul fatto, e credetemi, una cosa siamo noi oltre uno schermo, un'altra sono loro che vivono questa situazione. Ma noi possiamo in qualche modo dubitare del fatto, o comunque essere consapevoli, che quelle storie comunque sono interpretazioni. Il problema è che forse il fondo di verità qui è molto più che un fondo. You joined to help the little people caught up in this. But do you believe or not? In Andraste? Of course. But you doubt what you're seeing and hearing. It can't be true, true. Even fanatics don't want to be this right. Look, I have arrows. I can make this Corypheus believe in those. Good enough? Please be good enough. Corifallo.
Vedrete, non so se avremo quel dialogo, ma quando lei lo chiama Cori Penis, Cori Penis è fantastica. Comunque, lo so, se dubitate del fatto che io sappia come mai è stata resa così per colpa di tutto ciò che di social justice warring accade, chiamiamolo social justice battling, accade in Bioware e accadeva, lo so, ma soprassediamo, soprassediamo, tuttavia. Tu scegli la causa che vuoi, l'importante è il tuo apporto all'Inquisizione. As long as you're reliable when we go magister hunting, Esatto. stay for whatever reason you like. Like don't have nuts to do with it. Not when we're tracking monsters that shouldn't be. What I want is to get everything back to business as usual. A nice simple system with simple problems. Helps me, helps people, helps you. In that order, for now. Segui gli ordini, pazzoide, santo cielo! Da un estremo all'altro, però, questo ha quasi un senso. E perché? Perché quello che lei vuole fare è comunque risolvere la situazione. In un modo molto eccentrico, ma è quello che desidera. You're starting to not sound completely crazy. I know, scary, innit? So bring him on. But first, food. I'm starving. So, this is Skyhold. Lo è. Come, let's walk the ramparts. I want to examine our fortifications. Non saranno messe bene. We'll be able to see Corypheus coming from miles away. È strategicamente incredibile. Però. He's not going to get the better of us again. We lost good soldiers that day, loyal men and women. Let him come. I swear I'll take the Twister bastard down, even if I have to die to do it. You see this as a personal insult, don't you? If it's not personal for you, maybe it should be. The people flock to your banner, eager to fight for the Herald of Andraste. Their faith is a leash, and your Inquisition has taken hold of it. Che vi dissi riguardo il sacrificio? È molto particolare, Blackwall. Tell me honestly, are you what they say you are? Andraste's chosen. In realtà, non dovresti chiederlo a me. Però, pensate, ormai, piano piano, il non lo so è ancora a malapena la risposta giusta. Solo perché abbiamo deciso di ciò che lui va a credere non vuol dire che dobbiamo spingere, spingere, spingere come in un videogioco, no? Ah, noi dobbiamo fare la romance, quindi sempre il cuoricino. Noi dobbiamo fare quel PG, quindi gnè gnè gnè, no? È come l'allineamento di un gioco da tavolo come può essere Dungeons and Dragons. Dinanzi a una domanda così spinta, soltanto un folle direbbe sì al 100%. Lui si sente tale, ma non è ancora egocentrico al punto da dire sì. Lui lo crede, però non è. Non te lo ficca in gola, ecco. There's so little I remember. What if they're right? Does it even matter? Don't you see what you are to them? Without you, they'd be consumed by despair. We all would. They need you to be Andraste's messenger. It gives them hope. The truth doesn't matter. Listen to me talk. Your time is valuable and I've wasted enough of it. Questo, per esempio, è un concetto che è distante da lui, distante da noi, perché in realtà lo crediamo. Phalanx disapprova leggermente. Andiamo. Majestic. How was a place like this ever lost? Esatto. Inquisitor, huh? Well, you've got the fortress for it. Speaking of which, when you've got a second, there's something I want to show you. Interessante. E qui finalmente possiamo aggiungere qualcosa, no? So how did you get the name Iron Bull? I picked it. You know how it is. Even growing up Talvashoth, your parents had to tell you about some of it, right? No names. I figure your parents chose yours the same way. Nice going on a Dar, by the way. Weapon. I like that. Ma perché? Beh, per quanto ovvio sia.
But why specifically Iron Bull? This may surprise you, but I really like hitting things. Also, it's the Iron Bull, technically. I like having an article at the front. It makes it sound like I'm not even a person, just a mindless weapon. An implement of destruction. That really works for me. Niente male. Niente male. I'd like to know more about your work with the Ben Hasrath. Ben Hasrath is actually a general term. You've got the secret police who investigate problems inside our territory. You've got the re-educators who take people with problems and fix their minds. Or make them disappear. And then you've got the spies. Noi abbiamo un corpo da Kunari e lui è almeno il 30% intero più grosso di lui. Cioè. None of those sound exactly like you. Yeah, I was a special case. They sent me to Saharan because they needed someone who could fight and hunt down problems. That whole island was a sack of cats. Incursions from Taventa, Talvashath, and native rebels fighting both sides. And in the middle, me. Trying to wrangle the rebels and restore order. How'd that work out for you? About as well as you'd expect. I hunted down a lot of rebels. Lost a lot of friends to the Vince, or the Fog Warriors, or the Talvashath. One day I woke up and couldn't think of a damned reason to keep doing my job. Turned myself into the re-educators. Mamma mia, questo è veramente follia. Not many people would have the courage to do that. I thought about letting some rebel kill me, but I couldn't give any of those bastards the satisfaction. The Ben Hasrath ordered me to go to Orlais, ostensibly as a Talvashath, and work undercover. That's how I ended up here. Oh. Beh, è una storia interessante. Molto oscura, piena di ombre. Però non sono qua per fare appunto un'inquisizione. Thanks for the information, Bull. No problem, boss. Anyway, nice talking with you. Ok. Altro codex, e ora... Hey, boss. What did you want me to come see? Here, come on. I'll show you. Why am I dressed like this? You'll see. Come on. It'll be worth your time, I promise. Di che si tratta? Evening. Iron Bull. My merc band just joined up. Tanner. I'm from Jader. Well, near Jader. Mira. I was guard captain for Lady Pendel. Signed on after shit blew up at the Conclave. Huh. Share a drink? Who's your friend? This is Grim. He doesn't talk much. Interessante. Tra l'altro avete visto che le carte... Questa cosa non l'ho mai vissuta. Avete visto che le carte sono i tarocchi sul tavolo? So, you ready to kill some demons? Or Venatori, or whatever that Corypheus asshole is? This isn't just about killing. We're helping the Inquisitor save the world and build the next empire. Vedete che... cioè, vi rendete conto, no? Ecco, facendo il famoso discorso Final Fantasy XV, no? In cui nessuno, o quasi nessun NPC, riconosce o reagisce al principe Noctis, che durante il film, durante l'introduzione, no? È sempre mostrato in video su televisori, insomma, non mi metto a fare una prolissa critica narrativa dell'ecosistema, no? Del mondo di Eos in Final Fantasy XV, però effettivamente non riconoscere in un pellegrinaggio l'Inquisitore, perché non è stato mai mostrato, è una cosa molto interessante, molto molto utile, specialmente all'inizio, no? Far conto al fatto che questo può succedere. Io vi ricordo, così per sottolineare piccoli dettagli, che purtroppo Final Fantasy XV non sarebbe stato così, se avesse avuto il tempo, la produzione e l'organizzazione professionale giusta, che ha mancato. Vi ricordo che l'autore che è sopraggiunto poi nella produzione, nella seconda fase, per giustificare alcuni errori narrativi, disse che i cellulari, per esempio, non funzionavano fuori dalla capitale, quando in realtà è dimostrabile nello stesso gioco e nel film che non è assolutamente vero. Cioè è un patatrack che purtroppo aveva le idee giuste e la realizzazione sbagliata, perlomeno a livello di storyline. Tuttavia... (ride)
È una bellissima ironia, purtroppo, però. Well, long as I get paid, I'm happy. That's why I signed up. I just couldn't spend my whole life on a farm. Needed to live a little, you know. What about you, Mira? Why'd you join up? I thought you were serving some noble. I saw what happened at Haven. The Inquisitor staring down that monster and his archdemon. I don't sing the chant of light as much as I should. But you can't see something like that and not believe. Well, Grim and I should find our tents. Thanks for the drink. Sono un po' preoccupato da quella sua affermazione. Ho visto l'Inquisitore affrontare. O ha detto una balla. O comunque non ci ha visto bene. I know every soldier under my command. You don't have that option. But a few faces might help. Questo, infatti, il discorso di prima lo mette un po' in bilico, perché cosa intendeva con ho visto l'Inquisitore, no? Ecco, si sarebbero potuti risparmiare quella frase, in quanto una cosa è sicuramente il figlio dell'unica vera monarchia, un'altra è lo sconosciuto con il marchio apparso dal nulla e che nessuno ha mai visto, a parte il suo entourage, no? Prima che appunto l'Inquisizione nascesse davvero. Però lo vi... Comunque. You made it sound like you didn't like the Inquisition. People don't always tell the truth when you're polite. You've gotta poke them a bit. È stato utile. It was good to get their perspective. Yeah. Sounds like we could use an easy win for boys like Tanner. And vets like Mira have seen enough to be wary. You've got a good army coming along. Remember that. No matter what comes next. Magnifico. Cassandra. Meravigliosa. Che legge. E cosa? C'è un... Ah! Cioè, cos'era? I don't know what you're talking about. Ma c'era un omaccione seminudo, redhead, Cassandra? Yes, because I suddenly went blind. Oh, that. Just reports from Commander Cullen. You're an excellent liar. It's of no interest to you, I'm certain. Cassandra. It's a book. I can see that. It's one of Varric's tales. Swords and Shields. Guarda come sorride. The latest chapter. Oddio! Veramente? Li hai letti tutti? The latest chapter? Meaning you've read them all? Not since this all began. We've been busy. That's just her favorite. Nobody asked you to Vinter. I couldn't finish the last one you lent me. I actually feel dumber for having tried. It's literature. Smutty literature. Whatever you do, don't tell Varric. Oh. Non... Non... In realtà questa non è una risposta sbagliata. Perché non ho idea, questo è un peccato di come viene gestito il dialogo, io sono sempre stato d'accordo con il non lasciare all'interpretazione, no? Quindi che cosa andrà a dire? Per quanto mi riguarda, ci sono quasi tutte risposte, queste sono tutte e quattro giuste. Forse la uno un po' meno, perché noi non siamo Hawk, non conosciamo bene Varric, capiamo perfettamente quanto sia un po' un cazzone e quanto apprezzerebbe in maniera ironica, però forse anche un po' maliziosa, una cosa del genere, no? Però è buono, Varric è buono, conosce il cuore di Cassandra, sa quanto ha valore in sé, tuttavia queste sono perfette, anche questa ironica, ma questa è parte di un coinvolgimento emotivo del fatto che effettivamente a Phalanx Cassandra piace. E quindi, sarà una battuta? Sarà un volerla conoscere di più attraverso uno scherzo? Sarebbe opportuno, sarebbe carino. Cosa accadrà? Maybe I should read that book. You? No! Ok. Why not me? You're the Inquisitor. Oh, I see. They're terrible. And... magnificent. And this one ends in a cliffhanger. I know Varric is working on the next. He must be. You could ask him to finish it. Command him to. Command him. Pretend you don't know this about me.
Eccezionale. Guardate, io voglio quella copertina in alta definizione. Send men to scout the area. We need to know what's out there. Yes, sir. Commander, soldiers have been assigned temporary quarters. Immagino. Very good. I'll need an update on the armory as well. Now. We set up as best we could at Haven, but could never prepare for an archdemon, or whatever it was. With some warning, we might have... Vero. Vero. Tuttavia, che c'è? Is everything all right? If Corypheus strikes again, we may not be able to withdraw. And I wouldn't want to. We must be ready. Work on Skyhold is underway. Guard rotations established. We should have everything on course within the week. We will not run from here, Inquisitor. Mi ricorda un po' il concept, no? Il soggetto di Mass Effect 2, ma non lo sto a descrivere adesso, è solo per dirvi che anche lì si tratta di preparazione per qualcosa. Comunque. Inquisitor Adar. That sounds odd, don't you think? Not at all. Is that the official response? I suppose it is. But it's the truth. We needed a leader. You have proven yourself. Grazie. You responded quickly to the attack on Haven. Without that, so many more would have died. I'm grateful for any help you can give. Thank you, Inquisitor. I will do everything I can to ensure the security of our people. Bene. You have my word. Qui, invece, Cole, quell'eccentrico ragazzo, manca. È molto this strano. Thing is not a stray puppy you can make into a pet. It has no business being here. Wouldn't you say the same of an apostate? Inquisitor, I wondered if Cole was perhaps a mage, given his unusual abilities. He can cause people to forget him, or even fail entirely to notice him. Oh. These are not the abilities of a mage. It seems that Cole is a spirit. It is a demon. If you prefer, although the truth is somewhat more complex. È interessante. Questo silenzio è stato sincero. È un personaggio che mi ha sempre affascinato. Avete visto come lui sentì che il reverendo, chiamiamolo così, voleva dire qualcosa senza che lui abbia aperto bocca? Tuttavia, io non voglio demoni. È pericoloso. I will have nothing to do with demons. In fairness, Cole's warning at Haven allowed you to escape and saved many lives. And what will its help cost? How many lives will this demon later claim? In fact, his nature is not so easily defined. Speak plainly, Solas. What are we dealing with? Demons normally enter this world by possessing something. In their true form, they look bizarre, monstrous. But you claim Cole looks like a young man. Is it possession? No. He has possessed nothing and no one. And yet he appears human in all respects. Molto strano. Cole is unique, Inquisitor. More than that, he wishes to help. I suggest you allow him to do so. Tuttavia, non basta così, Solas. Non basta che tu mi dica... È un tipo speciale, sembra fico, teniamolo. Parlamene. Non lo so. What do you mean by possession? Spirits and demons cross over from the Fade by attaching themselves to something in this world. E questo noi lo sappiamo. But Cole has willfully manifested in human form without possessing anyone. Chiaro. The demons who came through the breach, or through the rifts, weren't possessing anything. These demons were drawn through against their will, driven mad by this world. But Cole predates the breach. From what we can tell, he has lived here for months, perhaps years. He looks like a young man. For all intents and purposes, he is a young man. It is remarkable. È vero. Tuttavia, non significa che lo terremo a priori. È ovvio. Potrebbe diventare una bomba d'orologeria, in qualche modo anche attirare altri demoni. Questo è qualcosa che non sappiamo. I should hear what Cole has to say for himself. Siamo così grandi che nemmeno. If none of us remember him, he could be anywhere.
Per ora non ha cancellato la nostra memoria, è evidente. Siamo così grossi che il petto ci inquadra. Haven. So many soldiers fought to protect the pilgrims so they could escape. Choking fear. Can't think from the medicine, but the cuts rack me with every heartbeat. Hot, white pain. Everything burns. I can't. I'm going to... I'm dying. I'm... Siamo oltre l'empatia. Oh, cavolo. Davvero. Ah, oh, è terribile. Tra l'altro ha un'estetica veramente piacevole. Mi piace il suo design. Ed è un personaggio introdotto in uno dei libri, tra l'altro. Glad to see you're settling in, Cole. Here I was worried you'd have trouble making friends. Non proprio quello che volevo. Every breath slower. Like lying in a warm bath. Sliding away. Smell of my daughter's hair when I kiss her goodnight. Gone. Cracked brown pain. Dry. Scraping. Thirsty. Here. Thank you. It's all right. She won't remember me. Cosa? You're using your powers as a spirit to help people. Yes. I used to think I was a ghost. I didn't know. I made mistakes, but I made friends too. Then a Templar proved I wasn't real. I lost my friends. I lost everything. I learned how to be more like what I am. It made me different, but stronger. I can feel more. È delicata la cosa. I can help. È sicuramente valido tenerlo con noi, ma con estrema attenzione, perché sembra davvero una bomba d'orologeria. Basta, sapete, no? Un campo minato. Devi toccare i punti giusti, altrimenti potrebbe rompersi, per essere riduttivi e buonisti. If you're willing, the Inquisition could use your help. Yes, helping. I help the hurt. The helpless. There's someone. Hurts. It hurts. It hurts. Someone make it stop hurting. Make her, please. The healers have done all they can. It will take him hours to die. Every moment will be agony. He wants mercy. Help. Già. Ecco che esce fuori Phalanx, giusto? You say he won't die for hours yet. But you can't know that for certain. His body is failing. He could recover. Or the healers could find another way to help him. How do you know? I don't. And neither do you. That's part of life. Try. Cole. I want to stay. È rimasto interessato anche lui. Bene. Cole approva molto, tra l'altro, il ragazzo dimenticato. Manca poco, ragazzi. Avremo decisamente un episodio interessante. Il fatto di non dover stare attaccati ai dialoghi, ma poter vedere le piccole scene e altre cose, è veramente, veramente speciale per me. Andiamo. Questo era. È un trono. È inopinabile. Spero di poter scoprire quanto più possibile. E forse questo è un errore. Questo è il simbolo dell'Inquisizione. Forse mi sbaglio. Nei commenti penso mi aiuterete moltissimo, perché di certo non hanno sostituito le vetrate. Oppure l'Inquisizione... No, aspettate.
c'era stata una prima Inquisizione in passato. Il logo dell'Inquisizione non è originale, non se lo sono inventato Cassandra and Company. Era sul libro. Solas. Questa cosa mi intriga da morire. E non è roleplay, eh? Sono molto, molto privo di conoscenze approfondite su Inquisition. Questa cosa mi piace moltissimo. Andiamo. Abbiamo il magazzino, puro gameplay, e un ambiente sorprendentemente freddo per una fucina. Una grotta su cui sono stati fatti evidentemente dei lavori veramente imponenti, ma lasciando la roccia viva. È una gran figata. Poi abbiamo cosine speciali. Che dovrebbero essere, immagino, i DLC. Ok, immagino siano tutte cose legate appunto ai contenuti extra. E quindi invece noi concentriamoci su Harriet, che è sopravvissuto grazie a noi. I've walked away from too many burning buildings for one lifetime. This place, though, it'll be all right. It's Inquisitor now, isn't it? I'll take some getting used to. Non c'è fretta. Everyone needs time for this transition. Time won't help. Purpose does. And I got a load of it. Everyone just got a big hard reason to hate Corypheus. Vero. And we already did, but we didn't have a name. You're the surprise, not him. Quindi funziona tutto? You've got it all up and running? Your basics, like always. There's space here for I don't know what. This place was built for something big. It'll be a job to fill it. Sarà interessante. I'll be back later. I'll be here. E intanto, guardate questi tavoli. E non si scherza, è vero. Non scherzava affatto. La vista è incredibile. E poi si può personalizzare Skyhold. Questa è una cosa veramente deliziosa. In cui si può cambiare stendardo, il letto, i tendaggi. Vedrete, trasformeremo Skyhold mano a mano che la andiamo a riparare, recuperare, trasformare. Andiamo. Cerchiamo la sala di guerra, parliamo con tutti, e poi arriva la gran sorpresa. Guardate che bellezza che è il cambio degli ambienti, no? Il sentirsi davvero in un castello. Candele e una sedia molto imponente per Josephine. Chissà, non credo siano state messe a caso queste cose. Perlomeno a livello culturale, no? di lore, di ambientazione, non sono randomiche le varie decorazioni. Vero, Josie? I've made some inquiries into the Imperial Court. The sooner we deal with the threats to the Empress, the better. The political situation in the Empire is dangerously unstable. It will complicate matters. Everything in the Empire complicates matters. It's the Orlesian national pastime. Turn your nose up at the grand game if you like, Commander, but we play for the highest stakes, and to the death. The court's disapproval can be as great a threat as the Venatori. We must be vigilant to avert disaster. Abbiamo avuto una previsione abbastanza concreta, diciamo. Tra l'altro è molto bello che in questa serie voi sappiate già, se avete seguito, questo mi dispiace, so che non è facile, ma se avete seguito ogni cosa, sapete già cos'è il grande gioco, no? La politica, in qualche modo la aleatoria realtà della nobiltà orlesiana, mettiamola così. Lo vedrete con i vostri occhi e rileggeremo sicuramente i nuovi codex che verranno aggiunti in Inquisition. Tuttavia, che cosa si intende? Exactly what do you mean? How is it more dangerous than usual? The Empress is in the middle of a civil war. Oh, bene. Her cousin, Grand Duke Gaspard, seeks to take her throne by force. Leliana reports that a group of elves has been sabotaging both armies, drawing out the hostilities. Orle holds Tevinter at bay. All of Thedas could be lost if the Empire falls to Corypheus. Selene is holding peace talks under the auspices of a grand masquerade.
Every power in Orlais will be there. It's the perfect place for an assassin to hide. Ed è il posto migliore dove Phalanx farà terribili figuracce, in quanto tutto si potrebbe dire di lui, tranne che sia un bravo politico o un oratore capace. Aiuto. Aiuto. Does Selene know about the threats against her? Can we send word? I've sent messages to the Empress, but it's impossible to know if she's received them. We don't have enough sway with the court to arrange an invitation. Perhaps a few more alliances. Or soldiers. We need a greater presence in Orlais. Questo è vero. And soon. Mamma mia. Ecco qua, la guerra civile orlesiana. Manca solo lei. Andiamo. Pensate a quanto è anziano questo videogioco. Non è un capolavoro di grafica, eh? Il Frostbite è un engine pazzesco, ma io in questi momenti penso, ma nel 2030, nel 2035, no? Ok. Vi è venuto mal di pancia? E anche una bella aspettativa? Dai, non moriremo così presto, dannazione. Wow. Magnifico. Le mappe qui sono enormi. Il legno. Un ocularum, perché fa figo. Allora, ragazzi, fondamentalmente qui ora non dobbiamo proseguire nella trama attraverso il tavolo da guerra, ma possiamo appunto evidenziare come queste siano tutte... Calma. Calma. Sto parlando. Il fatto è questo. Il core gameplay di Inquisition si basa sull'essere open map, su avere tante mappe aperte che devono essere esplorate se si vuole essere completisti. Sono tutte bene o male, questo è un pregio veramente prezioso dell'opera, molto diverse fra loro. Alcune delle ambientazioni sono tra le più riconoscibili e belle che si sono viste nella generazione, però a livello generale è un annacquamento, è qualcosa che ti porta a fare un sacco di loot molto, molto, molto ripetitivo. Sapete bene o male che si possono fare parecchie critiche riguardo, e non è il nostro obiettivo ora è qui. Tuttavia, come avrete già notato, ho fatto una scernita delle cose da leggere con voi e sono principalmente due. La prima è un monumento per Haven, perché ambasciatrice Montillier, che sarebbe Josephine, nonostante non ci siamo mai visti di persona, ho la convinzione che su questo argomento ci troveremo perfettamente d'accordo. Mi piacerebbe erigere un monumento nel luogo in cui sorgeva Haven in memoria di coloro che hanno dato la vita per difendere la fede. I will arrange patrols to ensure it stays that way. Esatto, che fa parte anche di quello che sarebbe il nostro esplorare i luoghi. Comunque vogliamo collaborare per rendere onore a questi eroi caduti. Ambasciatrice? Assolutamente. Let us begin. Vogliate comunicare i miei più sinceri ossequi all'Inquisitore? I lavori per il monumento si sono svolti senza intoppi ed è stato inaugurato dinanzi a una folla di quasi 1000 persone. Possa esso rappresentare per sempre la tenacia della fede in tempi molto difficili. Questo è molto molto importante. Contemporaneamente però alla richiesta di Dorian. Non ho letto quella invece della regina Nora, che in qualche modo si chiede se possiamo aiutarla a combattere alcuni infiltrati del Tevinter all'interno di Denerim. Questo praticamente non è importante a livello di lettura perché era un testo abbastanza noioso, ma che sancisce il fatto che anche la regina sta riconoscendo il nostro ruolo. Adesso che sei al comando, voglio dirti quanto segue. Ci sono dei maghi dei venatori che si aggirano nelle lande. Immagino non sia una grande sorpresa per te dal momento che non è possibile fare un passo senza inciampare in uno degli schiavetti di Corypheus, ma questi venatori in particolare per me hanno un significato diverso. Innanzitutto li conosco personalmente, potrei perfino definirli amici, ma così facendo verrebbe meno l'idea di ucciderli. Cosa che invece voglio fare. Siccome potrei sapere dove si trovano grazie a un'indagine che avevo iniziato prima di spingermi in sud, pensavo che potessimo rintracciarli insieme. Nel momento in cui ciò avvenisse, ti griderebbero contro qualcosa nella lingua del Tevinter e tu li dovresti uccidere. Cosa che renderebbe tutti felici. Tu elimini una potenziale minaccia, mentre io elimino uomini e donne troppo stupidi e poco lungimiranti per poter continuare a vivere. Ecco, forse loro non sarebbero felici, ma chi importa? Decidi tu, mio messer inquisitore. Approfondiamo la questione con cautela. I venatori non devono scoprire che sappiamo della loro esistenza. Gli indizi di Dorian erano interessanti. L'Inquisizione ha trovato vari luoghi dove i venatori potrebbero nascondersi, accampamenti avanzati dallo scopo ignoto. Se vogliamo occuparci di questi maghi, Dorian ne sarebbe certo felice. Segno la posizione di questi luoghi sulla mappa, nel caso in cui capitasse di passarci vicini durante i vari spostamenti. E ora? Andiamo da Varric, o meglio... Non solo.
Un ultimo sguardo a Haven, ragazzi. Bene o male, attraverso i nostri giri oggi qui, anche se ovviamente di sfuggita, avrete compreso come funziona, com'è strutturata e soprattutto quante persone ci seguono. Diamo un certo tipo di scala all'attuale Inquisizione. Parrick. Ebbene, è arrivato il momento. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ricostruito nei limiti del possibile la nostra Shenya Hawk. E ragazzi, credo che pochi di voi lo sappiano, ma questi tatuaggi non esistono. Ho letteralmente, ragazzi, perdonatemi, permettetemi di dirlo, mi sono fatto un culo oggi. Ho letteralmente moddato a mano Dragon Age Inquisition, sostituendo i file interni di texture DDS nei confronti di ciò che erano i tatuaggi umani, ricreando il pattern originale costruito in Dragon Age 2. Questo è importantissimo, perché il tatuaggio non è una cosa opzionale, non era certamente inchiostro simpatico quello che aveva Shenya sul volto. Quindi è lei ed è in Inquisition. E non ne troverete un'altra così. Questa è unica. È la nostra Shenya Hawk. Ma Phalanx non la conosce ancora. Non l'ha ancora mai conosciuta. Inquisitor, meet Hawk, the champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. È bellissima. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him, after all. Impressive view. Reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me. È fantastica, se soltanto avessi avuto i capelli più lunghi da poter legare, no? Ma quello avrei dovuto modellare e lì l'engine mi avrebbe probabilmente impedito di farlo decentemente, visto che non ho le competenze per arrivare a tanto. Ho assaggiato la sconfitta. You heard about Haven? I have. That's why we're here now.
and why I have battlements instead of balconies. May they serve you well. Varric said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. Pessima notizia. So Corypheus has the Venatori, the Red Templars, and now possibly the Wardens as well? Wonderful. I didn't come this far just to give you bad news. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Loghain. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. Il che lo rende immediatamente il nostro prossimo obiettivo, ragazzi. Vedete come tutte le scelte fatte fino ad ora comunque ci portano su un percorso? Loghain è in vita, no? Loghain ha fatto quella scelta, si trova in questo stato. Il Teras è nelle nostre mani, di giocatori, mettiamola così. Su cosa stavate indagando? If you didn't know about Corypheus, what were you doing with the Wardens? The Templars in Kirkwall were using a strange form of lyrium. It was red. I'd hoped the Wardens could tell me more about it. Corypheus had Templars with him at Haven. They looked like they'd been exposed to the lyrium you describe. Hopefully my friend and the Wardens will know more. Si mette male. If Corypheus has corrupted the Wardens, it may be too late to save them. I understand. I'll do whatever's necessary to stop him. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time I'll make sure of it. Inquisitor. Il dubbio è, per quale ragione non è morto? Era molto morto, no? Guardate, guardate. Io non so cosa state provando voi. Lo spirito del roleplay, lo spirito del GDR, per me è questo. E non vedevo l'ora che saremmo... Non vedevo l'ora in cui saremmo arrivati a questo. Quindi... You said you thought you killed Corypheus? The Grey Wardens had him imprisoned. They used my father's blood in a ritual to seal Corypheus inside. But he could still reach out and influence the Warden's thoughts. He sent them after me. And I didn't just think I killed him. When the fight was done, he was dead on the ground. Maybe his tie to the Blight somehow brought him back, or maybe it's all Tevinter magic. But he was dead, I swear it. Appunto. Aha. Why did you step down as Viscountess? I told you that the Templars in Kirkwall were using Red Lyrium. It made them paranoid, and eventually they turned on me. I left Kirkwall to try to find out more. Never imagined it would lead me to Corypheus. I'd like to know more about Anders. What was he like? I don't know if there ever was just an Anders. There was a voice in him, driving him toward justice for the mages. So loud that it drowned everything out. Ragazzi, cosa non è questa nostra strada? Ma mi sto mordendo le mani, è episodio, 100 e passa, ragazzi. Non a caso. I heard that you two were close. Yes. But when he went mad, I couldn't stop what he did. I could only put him down. I heard you had family and friends in Kirkwall. Where are they now? When the Wardens began acting strangely, I had my friend Aveline take my sister out of the Free Marches. They've both seen enough trouble because of me. I assume Varric's been feeding you information about the Inquisition? What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general, but he thinks highly of the Inquisition. I think the exact phrase was, has a good shot at fixing Blondie's mess. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Ci vediamo a Crestwood. Con Oak. E con voi. Andiamo, ragazzi. Alla prossima.